Lo slancio di essere nella pace eterna è buono, è santo, ma bisogna moderarlo con la completa rassegnazione ai divini voleri. Meglio fare il divin volere sulla terra che godere il paradiso. Soffrire e non morire era il motto di Santa Teresa. È dolce il purgatorio quando si pena per amor di Dio. Pace e bene a tutti voi, cari amici. È bello ogni giorno aprire il nostro cuore alla luce dello Spirito Santo, alla voce che ci giunge da Gesù, all'amore che dal Padre si riversa in ciascuno di noi. Sì, ricordiamocelo sempre, cari amici, dal giorno del nostro battesimo noi siamo divenuti tempio della Trinità che abita in noi. E questo mistero noi dobbiamo viverlo ogni giorno, perché questo è il mistero che ci dà gioia, questo è il mistero che ci dà pace, questo è il mistero che suscita in noi il desiderio di progredire sempre più verso quella patria dove noi contempleremo in eterno quello che adesso viviamo in anticipo. È bello pensare come Padre Pio viveva, lasciatemi dire, questo dramma. Qualche volta sentiva nel suo cuore un impeto fortissimo di voler lasciare questo mondo per ritrovarsi pienamente nell'abbraccio d'amore del Padre. Tante altre volte invece accettava con spirito di fede e di amore il suo pellegrinaggio sulla terra, consapevole che questa era la volontà di Dio. E di questa sua esperienza ne fa oggetto di indicazioni anche per le sue figlie spirituali. Infatti, leggiamo proprio nel pensiero di Buona Giornata di oggi un brano di una lettera inviata alle sorelle Ventrella da Pietrelcina l'11 dicembre del 1916. Lo slancio di essere nella pace eterna è buono, è santo, ma bisogna moderarlo con la completa rassegnazione ai divini voleri. Meglio fare il divin volere sulla terra che godere in paradiso. Soffrire e non morire era il motto di Santa Teresa. È dolce il purgatorio quando si pena per amore di Dio. Pensate, Padre Pio, che desiderava ardentemente raggiungere il cielo e chiedeva addirittura alle sue figlie spirituali di fare a lui il regalo della preghiera, soprattutto le tre novene alla Madonna di Pompei, il mese del Rosario, perché potesse ottenere una grazia che lui coltivava nel suo cuore, che poi sappiamo era quella di raggiungere presto la patria. E poi invece ecco cosa scrive. Scrive: è bello desiderare il cielo, lo slancio di essere nella pace eterna è buono, è santo, ma bisogna moderarlo con la completa rassegnazione ai divini voleri. Dicevano i santi: volontà di Dio, paradiso mio. Entrare in questa logica, cari amici miei, è difficile. Spesso si vorrebbe un po' soppassare questa fase per essere già nella gioia, per essere già nella pienezza dell'amore. Ma Padre Pio ci insegna che il paradiso si comincia a gustare già da questa terra quando con gioia e con amore si accetta di vivere nella volontà di Dio. Preghiamo vicendevolmente e auguriamoci tutto questo reciprocamente.
pace e bene.